Ah, dimmelo tu. Che hai pensato quando ti ho proposto questo viaggio? Ma che sei ammattita? No, perché mi è stato proposto di fare questo Pechino, mi era già stato proposto altre volte prima e avevo sempre detto di no. Questa volta ho detto sì, vado, però mi serve un compagno di viaggio su cui potermi appoggiare, di cui fidarmi, ce n'è uno solo. Allora mi chiama e mi fa: che dici, andiamo in Vietnam? Allora io ho scoperto una competitività, ecco, non pensavo di avere, sono uno che... però ecco, nel gioco poi andare... Sì. Ho scoperto di nuovo niente. Ho avuto conferma di essere la capatosta che sono, nel bene e nel male. Tenace, sono tenace. Complimenti di essere così forte, così in alcuni momenti. Sì, io posso dire proprio complimenti per la tua decisione. E poi è successa una cosa, tutte e due è successa, che improvvisamente venivamo posseduti da un demone che ci ha fatto fare delle cose che non avevo veramente mai pensato. Il dragone. È anche qualcosa di più che una fiducia ad altri tempi, è proprio... si presentano alla porta due sconosciuti bagnati, sporchi, con due pazzi praticamente, e tu li accogli, li fai entrare, gli dai una parte della tua roba da mangiare, che alcune volte c'era in più, altre volte era proprio quella roba lì che doveva essere per tre e diventava per cinque. E questo è abbastanza significativo. Grandi momenti di condivisione e soprattutto ecco, con culture così distanti l'una dall'altra, la nostra rispetto alle loro, ecco la possibilità che veramente ci può essere fratellanza. Noi poi abbiamo scelto ogni volta che qualcuno ci ha accolti di ricambiare su qualcosa, per cui dove è stato sempre possibile farlo con qualcosa che potesse essere utile a loro. Loro facevano qualcosa per noi abbiamo fatto ogni volta qualcosa per loro. Ridere. A ridere sicuramente. Sudati, sporchi, correndo, ridendo però. Parafrasando un film e cambiando solo la parte iniziale, belli, sporchi e poco cattivi. Ce ne sono diverse. Ma io ci metterei Happy di Colin Farrell. Sicuramente. Happy, sicuramente. Sicuramente un viaggio di felicità. Molto faticoso, ma molto divertente. Il divertimento ha superato di gran lunga la fatica.